in 10.000 sotto la Torre Aragonese per cantare le canzoni di Enrico Ruggeri. Grande successo ieri per la Pasquetta di Porto Torres nell'evento organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con il Parco Nazionale dell'Asinara. Hanno partecipato anche altri enti legati alla tradizione e alla cultura. Vediamo il servizio di Hellel Fiori. Ho fatto concerti in tutta Italia, ma il pubblico sardo è quello più intonato. Enrico Ruggeri, capitano della Pasquetta Turritana, ha encomiato l'organizzazione e il pubblico che con grande trasporto ha cantato i successi di 40 anni di carriera dell'autore e del suo ultimo album. Ormai la gente si è abituata a vedere dei musicisti che spesso mimano degli atti che producono un suono che in realtà è stato fatto in uno studio. E si sfiora il playback in molti concerti. Noi saliamo sul palco e suoniamo, naturalmente questo ci permette di intanto di far sì che ogni concerto sia diverso dal precedente, perché c'è una volta che il pezzo dura di più, una volta che cambi canzone, una volta che ne sposti una, e poi insomma spero il piacere per tutti di ascoltare della musica fatta veramente. I concerti più meditativi sono quelli invernali in teatro, mentre qui, anche se non è ancora proprio estate, ma insomma siamo in un posto all'aperto dove è buona norma picchiare duro. Gli album con la rivoluzione sono 39, per cui il momento della scaletta è sempre un momento particolare, perché qualcosa devi lasciare fuori, non puoi fare neanche un singolo per ogni album, però insomma ci divertiamo a cambiare, poi insomma ci sono una dozzina di canzoni che sono quelle diciamo obbligatorie e poi mischiamo le carte per il resto. Siamo molto felici di come è andata, perché è andato tutto liscio dal punto di vista della sicurezza e della partecipazione. Poi quando sono professionisti come Enrico Ruggeri, la gente risponde sempre.